Ciao ragazzi, sono Hazer e benvenuti in questo mio nuovo video. Quest'oggi andrò a mostrarvi delle piccole cose che secondo me faranno la differenza nei prossimi mesi a venire su Star Citizen. Cosa stiamo aspettando dunque? Lanciamoci in questo fantastico filmato. L'esplorazione, questa sconosciuta. Chi più, chi meno, sicuramente ha affrontato una sua volta una missione di esplorazione o di investigazione o anche di search in un certo senso. Quante volte siamo giunti in una caverna e abbiamo dovuto far fuori magari un pirata oppure trovare un malcapitato? Nel mio caso, forse un bel po' di volte. Avete notato anche voi che le caverne in generale sono tutte fatte allo stesso modo? Non sto parlando della tipologia, ma parlo dei materiali. Parlo del fatto che dovrebbero in un certo senso diversificarsi l'uno dall'altro. Ad esempio, come potete vedere in questo filmato di un precedente Inside Star Citizen, qui vediamo come gli sviluppatori abbiano in cantiere da un bel po' di tempo delle nuove caverne. Spero vivamente che le vedremo in prima possibile, tutto ciò ovviamente, e non solo nel report mensile di luglio, poiché sicuramente accenderebbe la miccia o la scintilla nei più bravi avventurieri di Stento. Le interfacce, croce ed elizia di tutti noi, sono lo strumento che ci permette di interfacciarci, scusatemi il gioco di parole, con l'universo circostante, ma non sono sempre state così. E mi riferisco a che cosa, vi starete domandando? Beh, le interfacce nel corso del tempo hanno cambiato stile, fisionomia, tipo di qualità e chi più chi ne metta ha lasciato sempre un amaro in bocca. Vuoi per la scarsità delle informazioni, vuoi per dei colori che non avessero alcun senso anche mentre seminava? Quest'ultime sono e saranno una delle meccaniche più importanti che dovranno necessariamente avere un occhio di riguardo. Ad esempio, dove sei finita l'interfaccia da Gladius? Era così bella, eccezionale, fantastica! Questa era la precedente, ad esempio, non The Gladius, questa della bellissima Eclipse. C'è qualcuno che magari dirà, oh, le luci, dove sono le luci? E vediamo questa invece che quella l'attuale, incredibilmente. Quella che magari ci dà un po' di informazioni, ma mai come alcune che ne ho viste che erano veramente fantastiche. Io veramente non vedo l'ora che magari vengano implementate anche la componente del radar. È importante avere tutto ciò. Per quale motivo? Perché altrimenti dov'è il bello di questo gioco se non abbiamo tutte queste piccole informazioni che ci possono dare effettivamente la vita in questo gioco in sé per sé e ci danno effettivamente ulteriormente la qualità? Beh, io aspetto e voi con me aspettate. State insieme a me. Questo video sta per volgere al termine, però vi invito a lasciare un mi piace, un commento, se i due punti che vi ho inoltrato possono essere stati anche per voi gli stessi. Io sono Hazer e ci si vede al prossimo video. Ciao ragazzi!